Ciao a tutto il mondo milanista, ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Yassine Adli, nuovo giocatore del Milan che però rimarrà un anno in prestito al Bordeaux. Ragazzo che, raga, si parla di Yassine Adli da 2 settimane, non ho mai fatto video su di lui perché, a parte che ho avuto il Covid e quindi non ho potuto fare video reaction ai giocatori. E è uno di quei prospetti sul quale io voglio fare video, appunto reaction, per vedere le sue giocate. Non mi sono neanche, ragazzi, voluto spoilerare le sue giocate, il suo video delle sue best giocate, perché volevo farlo insieme a voi nel caso in cui fosse arrivato. E infatti è arrivato, anche se rimarrà un anno al Bordeaux, ragazzi, ce lo andiamo a vedere, ce lo andiamo a gustare. Andiamo a vedere il video sulle sue migliori giocate per poi andarlo a giudicare e a giudicare anche appunto la trattativa in sé. Andiamo a vederci questo Yassine Adli, ragazzi. Vi ricordo che il video è specchiato, quindi se vedete il contrario, ragazzi, è perché il video è specchiato, per evitare problemi di copyright, anche se non ci dovrebbero essere. Andiamo a vederlo, ragazzi. E la madonna, subito questo piattone così. Oh, non mi aspettavo subito questi gol. Bella sta palla. Comunque, ragazzi, fatto il centrocampista centrale, il mediano e anche a volte un po' più avanti. Però, come vedete, parte dal basso. Al Bordeaux ha giocato poco davanti. Però è, diciamo che è uno che si inserisce tanto, ecco, come in questo caso. Bello questa. Vediamo un po', vediamo. Sono curioso. Sembra Caparezza. Ragazzi, non vorrei fare commenti, però veramente. Bello questa. Che palla! Bella quella palla, ragazzi. Quella veramente mi piace un sacco come palla. Dribbling, va via, il fisico anche. Pallonetto. Bello sto pallone lungo. Il tracciante gli ha dato, porca puttana. Ma che, raga, ma che piede ha? Oh, 2001, classe 2001. Classe 2001, non scordiamoci, da tanti margini di miglioramento, ragazzi. Mamma, oh, sventagliate. Raga, mi dicevano che era lento. Insomma, è bello altino, bello impostato e corre. Oh, ma lento. È tanto. Sicuramente nel pensiero non è lento. Guardate che cazzo di cambi di gioco che fa. Raga, fa dei lanci impressionanti. Palè. Palè umilia così Di Maria, signori. Va via. Raga, ma che piede ha, belli. Ma che palle. E li fatti così. Mi sta piacendo. Pensa, perché sarà del Milan. E tra l'altro starà un anno al Bordeaux. Questa scelta poi la commentiamo dopo. Intanto guardiamo il video, raga. Mamma mia, oh, che bella questa palla qua. Funzione. Ha visto. Raga, è una gran bella visione, eh. Ha una gran bella visione. Mamma mia, che bella palla. La capisco solo in un caso. Ma guarda, raga, ma che palle dà lunghe? Che sventagliate dà? Porca troia, che piedino. Che piedino. La lunga? Raga, sta giocata ce l'ha. Sta giocata da palle larghe lunghe ce l'ha. Che bella. Peccato un po' lunga, cazzo, però bellissima. Mi piace che il fatto che guardi sempre in avanti. Cioè, la sua giocata è in avanti, anche il passaggio non è mai. È sempre in avanti, è sempre filtrante, è sempre profondità. Mi piace un sacco questa cosa qua. Mi piacciono i giocatori così, ragazzi. Comunque sta molto basso, sulla tre quarti praticamente non l'ho visto mai. Gente dice che può fare anche il trequartista. Vedremo dove lo impiegherà Pioli l'anno prossimo. Però l'importante è che le qualità ci siano. Hanno preso comunque un giocatore molto forte. Molto forte adesso. Molto promettente, ecco. Parola giusta è molto promettente. Molto forte, esagerato. Molto promettente. Tecnicamente è un buon giocatore. Puoi dirgli niente, raga. Puoi dirgli. Donna. Oppalè. Oppale, mamma mia, è passata però. Passava meglio. Una bella visione, raga. Sa come
come gestire la palla, come passarla. Vede bene il campo. Mamma, che palla, ragazzi, bella questa. Destra, ponente. Sinerli. Raga, non male. No, non è che stiamo avendo chissà che fenomeno, però non male. Ha delle qualità ottime, poi le andremo a dire, però piacevolmente sorpreso. No, peccato. Bello il tacco. Raga, che dire? Boh. Andiamo a parlarne. Ragazzi, vi devo dire la verità. Non è che abbiamo visto chissà che cosa. Io il video non li avevo visti. E da quello che si diceva mi aspettavo qualcosina in più. Però c'è molta gente che l'ha visto giocare. Quindi poi quello che dicono. Io sinceramente sono sincero, non l'ho mai visto giocare. L'uniche giocate che ho visto sono queste. E è un buonissimo prospetto. Forte tecnicamente. Gran bella visione. Intelligente, perché si vede dai passaggi che fai, delle scelte che fai in campo. Però ragazzi, sono viste cose molto, non dico basilari, ma non sono viste giocate incredibili. E comunque, se io faccio un video sulle best giocate, mi aspetto che ci siano veramente delle best giocate, perché come dicono in tanti sotto i commenti, e lo diranno anche sotto questo video, ci si aspetta praticamente in ogni video di best giocate sono tutti fenomeni. E io qua sinceramente ho visto un buonissimo giocatore con buonissime caratteristiche e qualità che vi ho elencato prima, però non ho visto un fenomeno, cioè non ho visto giocate da fenomeno. Quindi per quello che ho visto sono contento, perché comunque ragazzi, ripeto, lo andiamo a prendere a 7 milioni, rimarrà un anno là in prestito, quindi crescerà. L'unica cosa di cui rimango perplesso è questa cosa qua di lasciarlo là in prestito quando siamo alla fine del mercato, manca praticamente un giorno e noi siamo senza trequartista. Quindi io dico, arriverà questo cazzo di trequartista? Perché se non arriva, sta scelta non la capisco proprio. Vedremo ragazzi, vedremo. Ditemi cosa ne pensate di Yassin Adli, anche se più o meno ne abbiamo già parlato tanto su Instagram, che comunque è un giocatore che è stato accostato al Milan 2 settimane fa minimo. Però visto che ora è ufficiale, ho voluto fare oggi il video perché appunto sono tornato anche oggi dalle vacanze, quindi ho sfruttato il fatto di essere tornato nella mia Devil Caverna. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al canale. Mi raccomando anche la campanella, che è importantissima. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre, alla fine di ogni video, vi ricordo... Forza,